La Dunata Nazionale Alpini è stato un evento storico per l'Aquila, sia in termini di partecipazione che di emozioni portate dalle penne nere tra una popolazione che ancora non ha rimosso le ferite del terremoto. Ma se tra le persone e per le strade della città l'entusiasmo è ancora palpabile, i negozianti e i proprietari delle attività commerciali tracciano un bilancio più complesso e sfumato. Abbiamo avuto due giorni intensi proprio veramente belli, non si possono tra virgolette neanche paragonare ad altre giornate perché sicuramente sono stati veramente pieni e carichi. Per quanto riguarda noi, ecco, abbiamo fornito gli stand di funi, di articoli di questo genere, prese e spine, e quindi qualcosina abbiamo venduto. Beh, a noi è andata molto bene, è andata bene soprattutto perché ci hanno fatto tanti complimenti per aver riconosciuto che insomma, siamo stati uno dei pochi bar onesti. Abbiamo mantenuto i prezzi come tutto l'arco dell'anno, abbiamo fatto una bella figura, sono andati tantissimo i nostri dolcetti, però ho cercato un po' di prendere da aziende locali dolci tipici con le genziane, ratafie, gli amari locali. Cos'è che avete venduto di più agli alpini soprattutto? Oddio, piccoli oggetti come memorie per le macchinette fotografiche o accessori di telefonia, questo che magari uno al momento aveva bisogno con urgenza. Abbiamo detto quali sono state le luci, c'è stata anche qualche ombra, secondo lei qual è stata? Ma l'ombra secondo me è stata anche abbastanza, forse un po' troppo ombra, nel senso che sono passati, pre-adunata sono passati dei messaggi completamente diversi, con tra virgolette diciamo impostazione e anche numericamente i numeri sbagliati. Poi l'errore principale che secondo me è stato fatto alla Dunata, che sono stati portati tutti quanti al centro, non gli è stata fatta vivere la città a pieno.